Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo delle mie letture del mese di giugno. Ne ho fatte tante, non vedo l'ora di parlarvi dei libri che ho letto nel mese di giugno. Quindi direi, bando alle ciance, cominciamo immediatamente. Il primo libro che ho letto nel mese di giugno è stato The Beautiful Cassandra di Jane Austen. Questo è edito dalla Penguin nella collana Penguin English Classics, il numero 33. Se vi può interessare, al prezzo di un pound. Io l'ho comprato su Amazon, credo di averlo pagato un'ottantina di centesimi. In ogni caso, per chi fosse nuovo su questo canale, troverete il link ad Amazon nell'info box a questo libro e a tutti i volumi dei quali parleremo oggi. Questa qui è una raccolta di scritti giovanili, brevi racconti, cose incompiute di Jane Austen. Sono ovviamente pochissime storie, è un volume molto breve, mi ha portato via circa un pomeriggio, più che altro perché si trattava di lingua originale, se fosse stato in italiano l'avrei fatto fuori in un'oretta e devo dire che è stata una lettura piacevolissima. PS, questi racconti sono sì editi in italiano, non so se si trovino all'interno di un'unica edizione, comunque nell'info box vedrò appunto di linkarvi questi racconti in italiano. Io sono a conoscenza di un'edizione di scritti giovanili di Jane Austen nella nostra lingua, ma viene, mi sembra, una ventina d'euro, quindi siamo molto lontani dagli 80 centesimi che ho pagato io. Senza volersi andare ad addentrare troppo all'interno delle trame, la Austen qui riprende quelli che sono i suoi macro temi, quindi la società inglese, l'alta borghesia, ha dei bagliori di quello che sarà poi il suo stile, di quello che sarà il suo senso dell'umorismo, di quello che sarà anche il suo cinismo nei confronti di determinate categorie sociali. Io devo dire, io sono una sua grandissima fan, dunque avevo piacere a leggere qualcosa scritto da lei da giovane. Se io non fossi stata una grande fan di Jane Austen, questo volume mi sarebbe stato completamente inutile. Io non lo consiglio a chi si vuole approcciare a questa autrice. Secondo me non è utile come lettura in inglese, se state cominciando a leggere in inglese, perché qui siamo a un livello abbastanza complicato. Secondo me non è utile come entry level ai lavori di Jane Austen, perché qui sì troviamo un abbozzo dell'autrice, ma nessuno dei racconti ha la forza e soprattutto la struttura che hanno gli altri suoi lavori, cioè qui ci sono delle scintille. Quindi, per concludere questa filippica che non so nemmeno dove sta andando, vi dico, se avete già una certa passione per l'autrice, se avete già letto magari Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento o Emma, siete attirati dal prezzo, dall'edizione, dall'idea di leggere Jane Austen in lingua originale, ovviamente, se vi volete approcciare alla Austen in lingua originale perché già la amate, questo è un ottimo appiglio, e ovviamente è un romanzo breve rispetto agli altri suoi lavori. Ma se lo volete prendere così perché vi intriga, io lascerei un attimino perdere. E se volete appunto approcciarvi al mondo di Jane Austen, io mi butterei su altre sue cose più brevi, che secondo me non che abbiano un valore letterario migliore, perché non è assolutamente così, ma ti tengono di più sulla pagina, ma semplicemente perché sono magari più lunghi o perché sono completi. Quindi un attimino di trama in più ti aiuta ad entrare anche nel mood di quello che è l'autrice. Io qui ho tre sue cose, non so se queste si trovino ancora in commercio, tenterò comunque come sempre di trovarvi delle alternative e ve le linkerò nell'info box in caso. Comunque questi qui sono i Watson e poi ho Sanditon, che mi è piaciuto tanto, e poi Lady Susan. Ecco, io mi butterei più su questo se la Austen non fa già parte del vostro bagaglio culturale. Seconda lettura che ho fatto nel mese di giugno, decisamente più articolata, complicata e lunga, è stato Te la sei cercata di Louise O'Neill, edito del Cassoro nella collana Hotspot, quindi la copertina vuole sempre andare per fatti suoi, la collana Young Adult del Castoro al prezzo di 16 euro. Questo libro faceva parte della mia TBR estiva, se vi siete persi quel video ve lo linko nelle schede e nell'info box. Emma è una ragazzina molto speciale, è una diciottenne particolarmente attraente, che sa perfettamente di essere particolarmente attraente. Tutti la vogliono, tutti la desiderano, causa desiderio sia nei ragazzi della sua età, sia negli uomini che incontra per strada, sia nelle ragazze, perché ovviamente le ragazze la vedono come modello aspirazionale. Una sera ad una festa Emma si ubriaca e succede una cosa che non dovrebbe succedere. Emma subisce una violenza e viene fotografata durante questa violenza. Per aggiungere il danno alla beffa, le foto cominciano a circolare e si parte con quello che è il processo del victim shaming, ovvero del colpevolizzare la vittima. Tutti sono in imbarazzo
nello stare con Emma. Lei passa da uno status praticamente principesco all'interno della sua piccola cittadina ad essere l'ultima dei cretini, perché nessuno vuole stare in sua compagnia, tutti rigettano quella che è la sua persona. Perché sono imbarazzati dalle foto che hanno visto e sono imbarazzati dalla violenza che lei ha subito, che è qualcosa di terribile. Adesso, questo era il secondo romanzo che io leggevo di Louise O'Neill, vado a prendere il primo. Il primo è Solo per sempre tua, il sottotitolo per darvi un'idea della trama è Sii buona, sii carina, sii scelta, edito sempre dalla stessa casa editrice, nella stessa collana, questo qui viene 16,50€, questo ad oggi rimane il mio young adult preferito, letto nella mia vita da adulta. Sì, mi è piaciuto di più Solo per sempre tua rispetto a Te la sei cercata, io vi raccomando di partire da questo. Questo non mi è piaciuto al 100% semplicemente perché ha un difetto, però io mi concentrerei al momento sul tema. Il tema è molto importante, quello del victim shaming, è qualcosa che noi subiamo. E nella società di oggi quante volte capita che una donna denunci una violenza o si confidi con qualcuno e invece di avere in cambio della comprensione, della protezione, dell'aiuto, trova un baratro che si apre perché quella persona non è in grado di processare, quindi è imbarazzata all'idea di sapere anche questa cosa, non vuole dividere il fardello in qualche modo. Secondo me questo macrotema è trattato in maniera magistrale all'interno del libro, nonostante Emma sia una brutta ragazzina, cioè a livello proprio empatico, tu non entri in empatia con Emma, non voglio dire parolacce all'interno dei miei video, però non è esattamente la ragazzina più carina, brava, educata, innocente sulla faccia della terra, e questo rende il tema ancora più interessante, perché non si può empatizzare solo con le vittime brave. Le persone non brave non è che si meritano quello che succede loro. Mi ritengo molto fortunata ad essermi dispiaciuta per Emma nel momento in cui le succede quello che succede, nonostante durante tutto il corso del libro mi sia risultata di un'antipatia mostruosa. Questo è il fulcro di tutto. Una vittima è una vittima e Louise O'Neill avrebbe potuto scegliere una ragazzina che piaceva a tutti, ma che era anche brava agli occhi del lettore, e ti saresti forse sentito ancora peggio per lei nel momento in cui la violenza accade, ma sentirti male per una brutta persona, una persona che si comporta male con le sue amiche, che ruba, cioè che fa cose che non si dovrebbero fare e poi subisce quello che subisce, che è terrificante, è ancora migliore, cioè c'è una maestria nella scrittura ancora più alta. L'unica cosa che io ho da rimproverare a questo libro è la confusione nei personaggi. La O'Neill introduce, forse nelle prime tipo 5 pagine del romanzo, tutti i personaggi femminili, Emma e il suo gruppo di amiche, e ti butta lì e là altri nomi di genitori delle amiche, fratello, ragazzo, e la confusione che si genera nelle prime pagine rende difficile distinguere i personaggi nel corso del libro, lo rende veramente difficile. Io sono riuscita a farlo perché tenevo talmente tanto a questa lettura che mi sono concentrata, mi sono scritta i nomi, ho capito chi era, cosa dovevano fare, i tratti principali, ma una persona che si approccia a questa lettura senza avere la cura o la voglia di riuscire, che ho avuto io, nelle prime 20 pagine potrebbe anche abbandonarlo, perché se tu ti ritrovi improvvisamente, proprio boom, buttato 4-5 ragazzine che si somigliano tutte tra di loro, cioè che di diverso hanno solo i nomi delle prime 5 pagine, perché le personalità vengono fuori molto lentamente, i tratti distintivi di tutte arrancano un pochettino, e quindi tu sei lì che dici, ma Emma è uguale a Tizia, che è uguale a Kaia, che è uguale a Yolanda. Quindi per questa ragione io preferisco l'altro libro che Louise O'Neill ha scritto, quello è stato la perfezione più assoluta. Questo comunque ha un valore sociale altissimo, mi è piaciuto, ma c'è questo ma. Al terzo posto un romanzetto che io definisco romanzetto solo per l'assoluta brevità, perché per tutto il resto è stata una grandissima lettura, è molto inaspettata, e sto parlando del Pittore fulminato di César Aira, edito da Fazio Editore al prezzo di 16€. Io non mi aspettavo di amare così tanto questo libro, mi sono buttata perché non avevo tempo per leggere, ho detto delle due invece di cominciare un libro più lungo, che non finirò entro la fine del mese, mi piglio un libro più breve, così almeno
ce la possiamo fare a concludere una storia nel mese di giugno. Purtroppo sono saltata da una parte all'altra come una trottola, sono mancata da casa 2 settimane, non è stato facile un attimino prendere il ritmo con le letture. Nel momento in cui io ho cominciato a leggerlo, quindi io vi raccomando assolutamente di andare in libreria o su un sito, leggere un estratto, leggere l'incipit, aprire la prima pagina di libreria, ditemi voi se non ve lo portate a casa. Io l'ho aperto mentre ero in treno e cavolo, è stato difficilissimo da mettere giù. È la storia di 2 pittori tedeschi che si recano in Sud America per dipingere le meraviglie della natura, quindi fanno parte effettivamente di una spedizione, sono 2 pittori specializzati nei dipinti di natura. Durante uno di questi viaggi il protagonista viene colpito da un fulmine, da qui il pittore fulminato. Questa cosa potrà sembrare una trama innanzitutto un po' assurda, ma anche un po' troppo semplice. Lo scrittore, secondo me, si affida completamente nella gestione del libro al paesaggio. Ci troviamo in Argentina, ci troviamo nel Sud America, l'Indios, la natura, cioè la cosa che mi sconvolge è che possono sembrare veramente pochi elementi, anche per mettere insieme un romanzo così breve. Questo libro è in qualche modo strutturato, stavo per dire diario di viaggio, ma non mi sembra la terminologia adatta, un racconto di questo viaggio. Quindi ti dà l'idea di avere l'interlocutore davanti, ti dà l'idea di avere qualcuno che ti sta raccontando di questo viaggio. E sì, le cose assurde accadono, ma in tutti i grandi racconti a voce, perché qui c'è un qualcosa del racconto a voce, non sono gli accadimenti che rendono bello il racconto, è il tono di chi ti sta parlando, sono le pause, lo stupore al momento giusto e tenersi la cosa per dirtela dopo quando meno te l'aspetti. Voi pensate a tutte le volte che un vostro amico, un professore vi racconta la lezione, quando qualcuno è bravo a raccontare e crea l'atmosfera giusta con la voce, 2 elementi, 3 elementi diventano le 2 ore migliori della vostra vita. Io paragono questo libro a una chiacchierata meravigliosa, a una lezione bellissima. Io mi sono innamorata dello stile di Cesare Aira. È un fulmine, è allegro, è divertente, mi ricorda un po' Calvino, anche se non c'entra niente, mi ricorda anche un po' Rodari. Orlando mi sembra il tipo di autore che si diverte tantissimo a scrivere, che prende questi elementi assurdi, prende la poeticità dell'ambiente che ha a disposizione, prende la violenza di quelle che sono le tematiche dell'Argentina in quel momento, crea un miscuglio e ti viene fuori il racconto che tu staresti fermo ad ascoltare per ore a bocca semiaperta. Io vi giuro, l'ho iniziato pensando solo che era breve e l'ho concluso pensando, cavolo, è uno dei libri migliori che ho letto quest'anno. Quindi io non potevo non raccomandarvelo, perché sto bellissimo, è stata una scoperta d'autore bellissima. Mi ha fatto venire in mente quando io ho scoperto Cortázar l'anno scorso, con Bestiario, eppure Bestiario mi aveva buttato giù perché era nostalgico, era quasi umido nei toni, mentre Il pittore fulminato è stato un fulmine, ma veramente ha fulminato me questo libro, veramente meraviglioso. L'ultimo libro che ho letto nel mese di giugno è un altro libro che ho preso in mano perché avevo pochissimo tempo per leggere e ci tenevo a completare la lettura invece di lasciare l'ennesimo libro a metà. Non vi farò una vera e propria recensione perché sta più una lettura di quelle di piacere, così per passare un'orettina in santa pace, però non è stato male, devo dire. Ed è Non ho parole, espressioni curiose da tutto il mondo di Yolande Zauberman e Paulina Mikolspiekowicz, credo si pronunci in questo modo, edito da Armenia. Non vi so dire il prezzo perché questo è stato un regalo da parte del mio fidanzato, probabilmente lo trovate linkato ad Amazon nell'info box. Ed è nient'altro che un'enciclopedia divisa per argomenti di espressioni curiose da tutto il mondo che fanno appunto riferimento a dato argomento. Per esempio qui c'è le pessime abitudini, oppure abbiamo gli occhi chiari, cioè gli argomenti sono totalmente random, non è gioia, tristezza, felicità, amore, cioè abbiamo anche cose abbastanza specifiche e quella è stata la parte forse più interessante. La febbre del viaggio, oppure abbiamo i brutti scherzi, è stato divertente, ho imparato qualcosina di nuovo, io dubito che utilizzerò qualcuna di queste parole nella mia vita di tutti i giorni perché ne ho già dimenticate la maggior parte, veramente, ma ripeto, nel marasma di libri simili che si trovano in libreria, per esempio qui c'è Camminare a lungo o La natura, mi è piaciuto appunto che le due autrici abbiano messo insieme
degli argomenti un po' diversi dal solito, e quindi anche nel momento in cui avete già in libreria volumi simili, avete già letto volumi simili, questo può essere un piccolo respiro di aria fresca, una luce di notte, nasce il giorno, ci sono anche argomenti molto poco politically correct, quindi magari non lo regalerei a un undicenne, ma è stato divertente. Passiamo adesso ai due graphic novel che ho letto nel mese di giugno. Non ne ho letti di più, sia perché appunto mi sono dedicata di più ai romanzi, ma anche perché le due letture che ho fatto sono state incredibilmente intense. Cioè, ho scelto proprio due robe belle pesanti e ho detto, senti, facciamo un pochettino di pausa perché altrimenti non ne usciamo più. La lettura che vi sto per presentare in realtà ve l'ho già presentata ampiamente, quindi ho deciso che tenterò di essere il più breve possibile. Ve ne ho parlato sia nell'ultimo scritto da una femmina, sia nel video dei preferiti del mese che è uscito martedì. I video li troverete linkati nelle schede e nell'info box se ve li siete persi, ma ovviamente per chi non li avesse visti, la lettura in questione è Persepolis di Marjan Satrapi, edito da Rizzoli Lizard. L'edizione che ho io è quella integrale, quindi non è quella volumi, al prezzo di 24 euro. Questo è un fumetto particolare perché ha avuto grandissimo successo a livello mondiale, aiutato anche dalla pellicola animata che ne è stata tratta, e anche chi non ha mai letto graphic novel o non lo possiede lo ha sentito nominare o lo conosce e in qualche modo lo apprezza anche senza averlo letto. È il tipo di lavoro del quale si percepisce il valore grandissimo, anche se non ci si è mai venuti a che fare. È un lavoro autobiografico, la storia di Marjan Satrapi e della rivoluzione islamica che lei ha vissuto mentre era in Iran e della sua vita in Europa nel momento in cui lei è dovuta andare a vivere in Francia e allontanarsi dal suo paese. È stata una lettura intensissima, non era il mio primo approccio a Marjan Satrapi, io avevo già letto Tagli e cuci prima, che mi era piaciuto da morire, non mi ricordo se l'ho detto in uno degli altri due video, ma nonostante io abbia apprezzato moltissimo ovviamente Persepolis, Tagli e cuci rimane nel mio cuore, proprio una questione di purissimo gusto personale, non perché qualcosa sia meglio dell'altro, però non so perché Tagli e cuci mi è piaciuto veramente tanto. Forse perché aveva anche delle tematiche più leggere. In quel volume la Satrapi parla primariamente della sua famiglia, dei segreti di famiglia, dei segreti dei vicini di casa, un qualcosa di più raccolto, mentre qui ovviamente si parla di un paese in crisi, si parla di donne costrette a mettere il velo, donne che hanno paura, si parla di divisione dei sessi, si parla sostanzialmente del vedere il posto che si ama a regredire e doversene andare. È un qualcosa che io non riesco a immaginare, deve essere stato durissimo da vivere, e attraverso le pagine si sente. La Satrapi, anche nell'altro volume, aveva una mano molto malinconica, pesante, sicuramente di grande talento, ma non è il volume o l'autrice alla quale ti approcci pensando «Ah, voglio passare un pomeriggio allegro», è l'autrice alla quale ti approcci nel momento in cui pensi «Voglio leggere qualcosa di assolutamente sublime». Io ve lo consiglio tanto, spessissimo mi chiedete, non ho mai letto graphic novel, da dove posso cominciare, cosa posso fare? Persepolis mi sembra un grandissimo inizio, soprattutto perché aiuta ad approcciarsi a quella che è stata appunto la rivoluzione islamica in Iran. Io ormai, avendo letto anche due volumi di Azar Nafisi, due saggi stupendi, le cose che non ho detto e leggere Lolita Tran, ho una certa dimestichezza con quella che è la storia dell'Iran degli ultimi anni, ma capisco come sia un argomento un attimino sorvolato a scuola, come sia un qualcosa sul quale non ci si informa veramente da soli, e qui si ha la possibilità di scoprirlo con un occhio intimo e personalissimo sulla vicenda. Lo stile della Satrapi parla al mio cuore, adoro il bianco e il nero, adoro questi occhi malinconici, alle volte inespressivi, alle volte troppo espressivi, la trovo un'autrice perfetta, completa e fantastica, e sono veramente grata di aver letto finalmente Persepolis. L'ultimo volume che ho letto nel mese di giugno è stato Il Re Bianco di Davide Toffolo, edito da Bow Publishing al prezzo di 17 euro. È la storia di Copito de Nieve, il grande gorilla albino che viveva nello zoo di Barcellona, e della storia dell'ossessione che l'autore ha avuto più che altro per questo gorilla. Adoro le pagine che mi ricordano la Gazzetta dello Sport. Non sono mai stata una lettrice della Gazzetta dello Sport, se devo essere brutalmente sincera, però non so perché adoro questo abbinamento di grigio, nero, rosa.
mi fa sentire quasi a mio agio con la pagina, non so nemmeno io che tipo di ragionamenti ho fatto. All'interno del volume, si trova sia una storia più romanzata di quella che sicuramente è la cattura, di quella che è stata più che altro la cattura di Copito de Nieve, si parla di questo gigante bianco che è quasi un dio, doveva essere un dio all'interno del suo ambiente, si parla dell'ultima visita che l'autore fa al grande gorilla bianco prima che questo muoia, perché Copito de Nieve è ammalato di cancro all'inizio del fumetto. Devo dire, è piaciuto. Mi ha un attimino sconvolta perché io sono molto sensibile nei confronti degli animali e seguire tutta quella che è la storia di Copito de Nieve, che è una storia molto triste, molto sfortunata, mi ha un attimino in certi momenti fatto allontanare dal volume perché non avevo testa per reggere tutta quella tristezza. Un conto è leggere Persepolis, che sì, è in qualche modo una storia triste. Un altro è seguire la cattura di un grande gorilla bianco, di vederlo strappare, che è ancora un cucciolo al proprio ambiente naturale, vedere la mamma muore, insomma è un po' Bambi e al tempo stesso sei totalmente preso da quella che è la storia dell'autore e ti piace che l'autore sia lì sulla pagina. Mi ha coinvolta molto di più proprio perché si tratta di una storia autobiografica con l'autore dentro alle pagine. Se fosse stato qualcosa di ti racconto la storia di Copito de Nieve da un punto di vista diverso, da fuori, avrebbe perso tanta di quella che era la sua forza. Io credo anche che questo volume abbia tanti messaggi e che abbia bisogno di una lettura un pochettino più attenta e forse anche di più letture. Io metto in conto di riprenderlo in mano a luglio perché voglio capire effettivamente quello che c'è sotto la pagina. Mi sembra che ci sia di più in ciò che viene lasciato intendere al lettore, in ciò che non viene detto al lettore, che in ciò che viene effettivamente affermato. Lettori, questo wrap-up è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il libro più interessante che vi ho mostrato oggi, oppure qual è stato il libro più bello che voi avete letto nel mese di giugno. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Io in ogni caso vi mando un bacio e noi ci vediamo martedì.